mentre ci versiamo un po' d'acqua, ecco, allo stand di Alba Tramezzini, abbiamo incontrato un paio di amici, ho detto sediamoci, prendiamo un po' d'acqua, ci dissetiamo un attimo e nel frattempo in questo piccolo riposino, durerà giusto 5 minuti, io vi chiederò un attimo quelle che sono le vostre sensazioni rispetto a questa fiera. Due visitatori di due posizioni geografiche diverse. Giuseppe Brischetto, direttore commerciale di Miscela d'Oro SPA, la torrefazione siciliana che negli ultimi 12 mesi ha visto un forte incremento del suo fatturato nel settore del vending. Buongiorno. Ciao Fabio, benvenuti a tutti su Vending e TV. E nel frattempo dall'altra parte abbiamo l'estremo nord con Corrado Corradino a capo della divisione vendite di Mars Italia. Corrado, buongiorno. Buongiorno Fabio e un saluto a tutti anche da parte mia. Io dico dall'altra parte perché lui è siciliano, lui invece è di Bolzano ma abita a Milano e lavora a Milano tutte le mattine andando a coordinare il personale dedicato alle vendite per Mars Italia. Due visitatori che non hanno partecipato in qualità di espositori qui a Venditalia 2015 in questo speciale, in questa edizione speciale, ma che da visitatori sono venuti a dare uno sguardo. Chi meglio di loro, in modo assolutamente imparziale, può dirci cosa pensa di questa manifestazione. Giuseppe. Allora, essendo edizione speciale di Venditalia, intanto dobbiamo ringraziare, secondo me, la direzione del neo presidente Piero Lazzari e di tutta l'organizzazione, perché per i recenti fatti accaduti all'ex presidente Lucio Pinetti, a cui io do un saluto anche se non è più con noi, devo dire che l'edizione riscuote sempre successo, che era una edizione dovuta visto che c'è la contemporaneità di Expo e che tutto sommato, nonostante diciamo a 12 mesi da Venditalia 2014, vedo una notevole affluenza. Quindi evidentemente il settore ancora è di quello trainante per il business. E ancora, Corrado, tu sei qui da stamane, sono passate poche ore e nel frattempo avrai avuto modo di girare intorno, girare in questi due capannoni 14 e 18 dove ci sono da una parte molti players molto radicati nell'Oreca e anche nel vending e nel 18 dove ci sono tutti i players dedicati al vending. Che ne pensi? Ma innanzitutto mi unisco anch'io ai complimenti all'organizzazione da visitatore quest'anno e da uomo di vending. Ma quello che notavo da stamattina è la prima volta che vedo la fiera del vending all'interno di un'altra manifestazione. È bello vedere come il vending è presente, come a volte è visibile, come a volte si mischia insieme a un mondo più ampio che quello del food, ecco. Quindi il vending non solo come canale, come mondo a sé stante, ma come strumento di vendita, forse la punta di diamante, la tecnologia avanzata, ecco. Questo è quello che notavo. Ebbene, allora noi nel frattempo vi lasciamo andare, il nostro riposino è terminato, non possiamo che salutarvi in diretta, approfittare dei microfoni di Vending TV per dire l'anno prossimo ci sarete a entrambi nella versione 2016, quella ufficiale, quella degli anni pari come mi permetto ormai di dire da qualche giorno e naturalmente avremo modo di andare a intervistare sia te presso lo stand Miscela d'Oro, sia te nello stand Mars Italia. Avrete certamente entrambi altre novità da andare a presentare. Io prima di continuare faccio salutare loro. Ciao a tutti da parte di Corrado e di Mars Italia. Io non posso che non salutare con il mio claim ogni volta che c'è Vending TV, quindi un pollice all'insù con Vending TV. Bellissima, questa ce la scriviamo, questa ce la scriviamo. Fabio Russo continua qui nei corridoi di Tutto Food Venditalia in questa manifestazione un po' ridotta ma molto ricca di visitatori e di novità che continuiamo a documentare attraverso i nostri microfoni e alle nostre telecamere. Amici, Fabio Russo continua, non andate via.